Ridare ad Abbiategrasso il ruolo che merita all'interno di un contesto istituzionale più alto, quale quello della città metropolitana e della regione. E questo è il macro obiettivo della città milanese, illustrato dal vice sindaco Roberto Albetti, che parla dell'impegno dell'amministrazione sui temi cari alla città, quale la piscina, l'illuminazione pubblica e la valorizzazione del concetto di bellezza. Abbiamo avviato tutto il procedimento che darà nei prossimo anno la nuova piscina di Abbiategrasso. In questi giorni il Centro Unico per l'Appalto, che è stato riconosciuto dato alla provincia di Varese, dovrebbe bandire il bando, e quindi questo è già un passo avanti che darà ad Abbiategrasso una piscina efficiente, una piscina che accoglie le famiglie, una piscina che comunque non lascia perdere le attività agonistiche e che, ponendosi nello stesso sito dell'attuale piscina vecchia, ridà anche una centralità all'interno della città. Altrettanto importante è il cambiare tutte le luci della città, perché questo penso sia una cosa importante. Oggi vediamo che le lampadine che abbiamo, che illuminano la città, stanno calando sempre di più e si stanno consumando, quindi è urgentissimo passare a questa iniziativa. Noi la stiamo avviando come procedura in giunta e penso che nel giro di un annetto riusciremo a ridare un volto nuovo a tutta la città. Questo intervento sarà fatto in modo differenziato tra il centro storico, la prima periferia e la periferia, in modo tale che la città sia illuminata bene e quindi recuperiamo tutto il discorso della sicurezza, no? Perché evidentemente più luce c'è e meglio è, ma d'altra parte recuperiamo una grande una diminuzione del consumo di spreco di energia, perché andremo a risparmiare quasi il 70%. Il tema della bellezza è uno dei temi che io sto perseguendo e recuperando molto, perché già quando facevo il sindaco questo era un tema principale, tanto è vero che il recupero del castello, il recupero di piazza Vittorio Veneto, eccetera, sta fatto con tutto questo discorso.